Ciao a tutti, oggi vorrei farvi vedere cosa potete fare con le celle Live Loops e come potete editarle per rendere le produzioni ancora più interessanti. Allora, innanzitutto le Live Loops possono essere audio o MIDI, come sapete, seguono sempre la quantizzazione che abbiamo impostato nel nostro progetto. Quindi se abbiamo impostato quantizzazione 1 bar, prima di passare da una cella a un'altra, il play aspetterà che il bar sia passato. Ecco che questa è in attesa di partire, ed ecco che questa è partita. Se io impostassi 2 bar o 4 bar, aspetterebbe il passaggio di 4 bar e poi sarebbe sincronizzato. Se io mettessi off, partirebbe subito. Questo però potrebbe darmi dei casini di sincronizzazione, potrebbe fare macello, quindi è sempre meglio mettere almeno 1 bar. Quello che però è possibile fare anche è impostare queste cose per singola cella. Se io vado nell'inspector e apro qua la cella, sotto play mode posso definire cosa voglio fare per ogni cella. Tipo io posso dire a questa, tu seguimi la quantizzazione global, tu invece no, parti quando lo dico io. Quindi questa partirà seguendo l'impostazione global. Questa invece partirà quando lo dico io, sempre quando premo. Quindi come vedete questa quantizzazione qua può essere impostata per la global, ma anche indipendente per singola cella. Poi il play mode per singola cella, di default è impostato start e stop. Ma io posso anche dirgli di farmi il momentary, ovvero te clic parti quando lo dico io. Adesso qua sta aspettando la global, anche qua tolgo l'off. Immaginate in una situazione live quante cose potete fare. Poi c'è il trigger che mi permette di trigger la fa suonare tutta partendo dall'inizio. Ma non è tutto qua, perché io posso anche andare a creare delle zone di loop all'interno della mia regione. Posso ad esempio dirgli, ok, all'interno della mia cella, scusate, te partimi dalla battuta 1, ma poi mi fai un loop dalla battuta 3 alla battuta 4 infinita. E per farlo, sempre nella clip, io vado a dirgli, fammi un loop la cella me la fai partire dalla battuta 1, poi mi fai un loop dalla battuta 3 che sia lungo, ad esempio, un bar. Come vedete, adesso la cella partirà dalla battuta 1. E poi si looperà. Questa è un'altra possibilità. Posso fare il reverse delle forme d'onda. Quindi suonerà al contrario. Posso anche dirgli di cambiarmi la velocità. Aumentarmela, velocizzarmela. Sono molte le cose che posso fare a livello di cella. Posso cambiarci il gain, la trasposizione. Andiamo a vedere questo basso qua. Vado a zoomarlo un po'. Questo basso qua. Questo.
altre cose che posso fare è registrarne di nuove. Quindi ad esempio posso mettermi qua, armare la traccia e registrare una nuova parte. Ma facciamola con una nuova, creando una nuova traccia, software instrument, vado a mettermi un synth, qualsiasi cosa io voglio, vado qua. Faccio un doppio clic, avrò la mia regione che posso editare, quantizzare e fare tutto quello che mi interessa.